Però qui si va a toccare proprio il centro incandescente dell'Evangelo. Se c'è una cosa che Gesù Cristo ci ha insegnato di Dio, è esattamente questa. E ce l'ha insegnato con le parabole della misericordia. Poi sulle parabole il discorso è lungo, ma se andiamo alla parabola del figlio al prodigo, lì è evidente la cosa. Ma ce l'ha insegnato soprattutto con i fatti. Di fronte a quell'adultera, bastava che Gesù facesse così con la testa, partiva la lapidazione. E invece lui innanzitutto ha pensato a quelli lì che erano pronti a uccidere, chi è senza peccato getti la prima pietra. E poi però ha fatto fare un'esperienza di perdono a questa donna. Cioè, nessuno ti giudica, neanch'io ti giudico. E lui parlava in nome di Dio. Va e non peccare più. Non gli ha detto facciamo finta di niente. Non le ha detto tu sei santa, tu non hai fatto peccato. Non peccare più vuol dire, sottinteso, che aveva peccato. Però questo lo sapeva anche lei, lo sapevano tutti, lo sapeva anche Gesù. Cioè, la nostra condizione peccaminosa fa parte anche questo della vita, ma cosa riabilita quella libertà ferita dal suo stesso peccato? Perché quello era, la situazione era una dignità filiale, lei era figlia di Dio, una dignità filiale altissima, figlia di Dio, rovinata dal suo tradimento del marito, ferita. E questa è di fronte a questa situazione, Gesù, come aveva detto, si comporta come medico, no? Cioè vuole guarire, vuole riabilitare. Non gli interessa, no? Far tornare i conti ad ogni costo. Vuol far fare un'esperienza di perdono a questa donna. Va, io non ti giudico, nessuno ti giudica, non peccare più. Quando una persona ferita si sente guarita, io sono convinto che cambia. Io sono certo. Magari qualche altro peccato l'avrà fatto quella donna, ma non quello. Sono certo. Questo è il centro del Vangelo, eh? Addirittura, perché poi bisogna spingere verso la croce, sulla croce cosa avviene? C'è gente che sotto dalla croce sfida Gesù. Ma lo sfida non semplicemente per prenderlo in giro, lo sfida sul centro del Vangelo. Tu hai detto di essere il figlio di Dio, l'inviato ultimo di Dio, colui che è venuto a dirci il volto ultimo di Dio, la verità ultima di Dio. Bene, noi ti mettiamo in croce. Perché? Perché la croce era la prova del nove. Vi ricordate quando si faceva la prova del nove? Cioè, o scendi dalla croce, miracolosamente, Dio ti deve aiutare in qualche modo, oppure se rimani in croce, è falso tutto quello che hai detto. Perché? Perché la croce implicava la maledizione di Dio. Come fai a dirti figlio di Dio se muori maledetto da Dio? Quindi non era una presa in giro sul... No, l'hanno colpito al cuore. Hai detto tutta una serie di falsità se non scendi. Di fronte a gente così, dopo aver patito quello che ha patito, Gesù se ne esce cercando una scusa per loro. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ma come non sanno quello che fanno? La croce era diabolica, cioè avrebbero potuto ucciderlo tra il chiaro e l'oscuro, lapidandolo. No, vogliono la croce, chiedono a Roma la croce, perché la croce, secondo la legge di Mosè, falsificava la pretesa di Gesù. Questo
questa convinzione che Gesù aveva detto per tutta la vita. Non sanno quello che fanno. Un perdono che sarà costato l'impossibile a Gesù. Perché noi la facciamo facile, no? Era il figlio di Dio. No, avrà sentito anche lui dentro qualcosa, anzi, sono andato avanti 3 anni a far del bene a questi qui. Questi mi prendono e mi mettono in croce, per di più mi fanno morire così. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Di fronte a questo noi diremmo, è un vinto della storia, l'esperienza appunto in famiglia non funziona niente, oppure altre esperienze, io faccio del bene, questo qui, collega di lavoro, continua e va a dirlo al datore di lavoro e mi fa questo sgambetto. Uno direbbe, chi me la fa fare? E Gesù Cristo te la fa fare. Ma cosa avviene dopo? Perché è il dopo che conferma il prima. Avviene la risurrezione, ma prima ancora avviene che uno che aveva dato un colpo di lancia nel cuore di Gesù, probabilmente il centurione, quello che aveva fatto eseguire la condanna a morte, visto come era morto, fa quella professione di fede, sa Dio cosa intendeva dire. Davvero quest'uomo era il figlio di Dio. Inizia qualcosa dentro di lui, partendo dal perdono, visto come era morto. E la gente che fino a quel momento lì aveva dato man forte agli avversari di Gesù, se ne va a casa battendosi il petto. Questa è, tra virgolette, questa è la scommessa, La scommessa del perdono è questa. Che c'è uno spirito che agisce nel tuo perdono. Non è semplicemente una cosa umana. Nel mio perdono agisce lo Spirito Santo che spinge l'altro ad accogliere il perdono, a cambiare vita. Ma questo dove noi lo percepiamo in prima persona? Nella confessione. Quindi questo è proprio il cuore. Se si rinnega questo, si rinnega che Dio è l'incondizionatamente buono. Questo non vuol dire che adesso devo andare a confessare anche quella frase lì, spero di essere stata perdonata. No, vuol dire rinvigorire quella speranza. Ma appunto, lì si tocca il centro. Non mi interessa se Gesù ha fatto 3 viaggi o 4 verso Gerusalemme, ma che Gesù abbia detto che Dio è così. Questo è proprio il centro, questo mi interessa. Dio ti perdona a priori, oserei dire. Sotto la croce quel centurione non si era ancora pentito. Quella gente non si era ancora pentita e Gesù perdona in anticipo. Dopo anche qui il tentatore può giocare nel senso del dire e allora con un Dio così perché devo far sacrificio? E allora non hai capito niente dell'amore. Bisogna arrivare lì perché devo far sacrificio. Ma lo devi fare al minimo per dirgli grazie, al minimo. E poi perché anche tu partecipi della sua beatitudine. Il perdono cambia le cose, anche se dentro è duro. È una salita di sesto grado proprio, Però questo è proprio il centro del Vangelo. Cerca di vivere come Dio, e Dio non è il condizionatamente giusto. Se fai, a condizione che tu fai, io ti voglio bene. Dio è l'incondizionatamente buono. Cioè, tu puoi fare quello che vuoi, ma io ti voglio bene, farò di tutto, mi sveno io per farti cambiare vita, che è l'esatto contrario di chi dice Dio vuol bene a tutti, è il Dio buonista, no? Dio mi prende come sono, calmo, se era così non si faceva mettere in croce, se ne stava tranquillo in paradiso. No, Dio fa di tutto
per far concorrere al bene anche la tua vita. Ma è al bene che ti deve portare. E quando tu te ne rendi conto, vedi l'esperienza della confessione e cambi vita, eh? Dopo non vuol dire che si diventa santi subito, però è diverso passare da quell'atteggiamento del sono io che mi salvo, o peggio, sono io che mi realizzo. Ma cosa ti realizzi? Basta un virus. Ecco, invece all'atteggiamento del mi lascio salvare, mettendoci del mio. Agostino, che pure da giovane aveva avuto un'esperienza un po' effettivamente immorale da diversi punti di vista, no? Lui a un certo punto dice: Dio che mi ha creato senza di me non mi salverà senza di me. Ma questo è il cuore del cristianesimo, cioè quel sì ti amo è quello che manca a Dio, ma quando tu dici sì ti amo è già lui che ti spinge o ti attira. Questo è proprio il centro, l'incondizionatamente buono di Dio. Gesù su questo si è scontrato con i suoi avversari. Non era questione di purità, di lavarsi le mani prima del pranzo. Anche questo gli hanno rimproverato, ma non è lì la cosa. La cosa è lo scontro tra due modi di vedere Dio. Il Dio condizionatamente giusto: se tu fai questo io ti proteggo, se no ti mando una disgrazia. E il Dio incondizionatamente buono, che non vuol dire che la vita vada sempre bene a chi crede in un Dio così, ma anche di fronte ai crocifissi della storia noi cristiani abbiamo una mezza parola da suggerire, da sussurrare senza pensarci salvatori del mondo, però dobbiamo dirgli: c'è risurrezione anche per te, che magari pur rimanendo fedele a Dio hai avuto una brutta esperienza di vita e ti è durata tutta la vita. Anche per te c'è risurrezione. Dio fa concorrere tutto al bene di coloro che lo amano. La nostra preghiera deve essere di intercessione nelle difficoltà degli altri. Questo secondo me è fondamentale, in questo tipo di, cioè se c'è quel crocifisso lì, no? Cioè se il tuo amico che ha cercato di far del bene, ha costruito la sua famiglia e da un momento all'altro arriva la leucemia, bisogna pregare perché Dio gli tolga la leucemia. Ma subito dopo aver detto questo, ti prego per dopo fare come Gesù, perché il nostro ideale di preghiera è Gesù, il criterio di vita è Gesù. Padre, toglili la leucemia, perché umanamente parlando mi sembra il modo perché sia felice, no? Con la sua famiglia. Però io vedo fino a qui. Sia fatta la tua volontà. Ma appunto in quella tua volontà non c'è l'inshallah dell'Islam, un Dio buono, un Dio cattivo, quello che vuole lui, e io mi devo sottomettere. Sottomettere un ben niente. Cioè il mio Dio è il Dio di Gesù. E quindi lui mi ha detto: bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato. E io da bambino del regno prego anche per quel mio amico che ha la leucemia. Ma dopo devo dire: sia fatta la tua volontà, perché credo, ecco qui, che la tua volontà è il bene ultimo per questa mia, per questo mio amico. È il bene ultimo. Ti prego per il bene ultimo.